Weekend di paura in Piemonte, piegato dall'ondata di maltempo che tra sabato e domenica si è abbattuta sulle vallate alpine nord-occidentali fra Piemonte e Valle d'Aosta, lasciando dietro di sé una scia di danni, disagi e terrore. Fortunatamente non ci sono state vittime. Le immagini sono agghiaccianti: frane, allagamenti, strade bloccate, telefoni in tilt, paesi isolati, colate di fango e sfollati a centinaia. Gli elicotteri dei vigili del fuoco sono entrati in azione per evacuare circa 300 persone dalla Sola Cogne, in Val d'Aosta, investita dall'esondazione dei suoi torrenti, poi altre 29 dai rifugi del Monte Rose, 120 dall'Alpe Veglia nel Verbano Cusio-Ossola, dove il Tambac ha alluvionato Macugnaga. A Locana, nel Torinese, 37 tra italiani, tedeschi e francesi che stavano cenando in un ristorante si sono dovuti allontanare dopo una frana, hanno pernottato in una struttura improvvisata per l'occasione. In 20 sono rimasti bloccati a Ceresole Reali, in provincia di Torino, dove il lago si è notevolmente ingrossato. Fra Montanaro e San Benigno, Canavese, i vigili del fuoco hanno recuperato una famiglia di vacanzieri dal Belgio composta da marito, moglie e una bimba di 3 mesi, sorpresi in auto dall'improvvisa ondata di piena di torrente Orco. La piccola sta bene. Impressionanti le immagini di Noasca, dove sono caduti 176 mm di pioggia in poche ore. Hanno fatto il giro del web le immagini della cascatella del paese trasformata in una valanga d'acqua. I pluviometri hanno registrato il record all'Alpe Veglia nel VCO con 226 mm. Danni per 3 milioni di euro ad Alagna Valsesia. Sulle pianure del Canavese si è abbattuta una grandinata con chicchi di oltre 10 centimetri. Violenta grandinata anche a Pornier e Valperga. Automobili distrutte dalla grandine a Forno Canavese, tegole divelte e tanta paura. Colate di fango e detriti a Chialamberto, dove è stato evacuato un condominio di 50 persone. A Busano, nel Torinese, una casa è stata sventrata dalla violenta supercella temporalesca simile a un tornado. Imponenti temporali anche a Nole, nel Canavese e nel Pinerolese, Valchisone e Sangone, Val di Susa e di Lanzo. E sono stati 480 alle 18 di ieri gli interventi effettuati dai vigili del fuoco in Piemonte per l'ondata di maltempo. 47 ad Alessandria, 22 ad Asti, 17 a Biella, 37 a Cuneo, 30 a Novara, 247 a Torino, 64 nel VCO, 16 a Vercelli. Una ventina le segnalazioni su dissesti idrogeologici in Piemonte ricevute dalla Sala Operativa della Protezione Civile Regionale. Riguardano località nelle valli Orco e Lanzo, Chialamberto, Noasca, Usseglio, Busano, Locana, in Valsesia, Alagna e Campertonio e a Macugnaga. Una frana ha ostruito la provinciale 460 del Gran Paradiso tra Locana e Noasca. Diversi corsi d'acqua hanno superato la soglia di pericolo. Il giorno dopo il weekend di paura si contano i danni, ma il ministro della Protezione Civile, Nello Musumeci, lancia l'allarme. L'intensità del fenomeno non deve portare a credere che sia stato qualcosa di eccezionale, ha detto. Dobbiamo ormai parlare di eventi ordinari ai quali purtroppo dobbiamo prepararci tutti, istituzioni e cittadini, in una seria attività di prevenzione. Dunque, superato il pericolo, la paura resta.